Signore e signori, buonasera, stasera facciamo un pane contato, pane fresco fresco. Ragazzi, a contare il barzelletto non è vero, ma so che farò il pane. Ho pigliato la planetaria, ho pesato l'acqua, 450 grammi d'acqua, e andiamo a sciogliere 12 grammi di lievito fresco, qua. Allora, le mani me le lavo, ragazzi, immaginate che io me lavo le mani, eh? Come? Bene, ci abbiamo messo l'acqua, deve essere a temperatura ambiente, mi raccomando, ragazzi. Bene, ecco, abbiamo squagliato lo lievito, guarda qua come si è squagliato bene. Adesso pigliamo un goccettino di olio extravergine d'oliva, così ce lo mettiamo, e per adesso ne fermiamo qua, ok? Ci vediamo dopo. Qui dentro, guarda qui dentro, qua dove abbiamo messo l'acqua, il lievito e l'olio, ci mettiamo un po' di farina, non tutta per adesso, ci mettiamo il gancio, dove è il gancio? Ecco, si scorda, ecco. Così, mettiamo la presa e mettiamo piano piano, facciamo fare un primo giro piano piano, poi mettiamo, così, ok, man mano che diciamo, man mano che va girando e si va tirando la farina, aggiungiamo, ci vuole un chilo di farina, sto usando io mani d'opa, ok? Così, vero? Man mano, piano piano, te la batteranno e chiamano, fino a quando la consumiamo tutta la facciamo impastare in 15 minuti, ci vediamo dopo. Bene? Quando l'impasto è a questo punto qua, che sono passati già quasi 8 minuti che si è bastato, andiamo a mettere un cucchiarino di sale e facciamo un bastare ancora 10 minuti, ci vediamo dopo. Eccoci qua, ragazzi, adesso andiamo a spegnere, guardate che bel impasto, ragazzi. Adesso stacchiamo qua il nostro impasto. L'acqua non era 450 grammi, l'acqua era 650 grammi, e poi in base alla farina, questa è una manitoba, ha bisogno più di acqua, l'assorbe. Dovrebbe stacchiare. Ecco. Ok, l'abbiamo staccata e adesso la andiamo a mettere sul piano da lavoro. Vai. Prendiamo una bella tavoloccia, un po' di farina, guarda qua la farina, e voilà. Prendiamo la nostra pasta. Guardate che bel impasto. E voilà. Ci diamo una lavoratina a mano. E voilà. E la mettiamo qua. La mettiamo qua e la facciamo riposare. Ragazzi, la facciamo riposare un'oretta, prendiamo
un cannacciollo, così la copriamo e ci vediamo fra un'oretta. Una crocettina e ci vediamo fra un'oretta. È passata un'ora, ragazzi, la nostra pasta adesso la andiamo a prendere, ci diamo un'altra impastatina, così la facciamo a filone e facciamo questo lavoro qua. Cominciamo a tagliare pezzi, li pesiamo e li facciamo tutti di 140 grammi a posto. Questa è una, queste due, e queste tre. Facciamo tutti questi pezzi qua e li facciamo così. Impastiamo. Sì. Facciamo una bella palla. Sì. Così. Facciamo una bella pallina. Così. La schiacciamo. Facciamo così. E voilà. Così. La mettiamo qui. Ma dove è quasi? Qua. Su sesamo. E li mettiamo nella nostra griglia. Poi le copriamo. Copriamo. E li facciamo riposare un'altra oretta e poi le andiamo a infornare. Ci vediamo dopo. Tagliamo. Pesiamo. Tagliamo. Pesiamo. Tagliamo. Pesiamo. Ok. Ecco. Poi facciamo così. Guardate, signore, guardate la semplicità, guardate, altro che barzellette, panuzzo fatto di casa, guarda qua. Facciamo una pallina così, schiacciamo una schiacciatina, vedete, e poi la mettiamo qua, qua sul sesamo, ok, e ci vediamo dopo. Ciao ciao. Eccolo qua, signore e signore. E appena sfornato, caldo 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 caldo, aia, e voilà, vedete come fumia, guarda che bellezza. Adesso ci mettiamo un cucciceto di olio extravergine d'oliva, ecco qua, un altro goccettino qua. Sì. Poi ci mettiamo due pomaroreggi, pomodoro, così, un po' di sale, così, un goccettino di olio, sì, e un po' di origano, così, semplice semplice, così. Guarda che bello, un profumo internazionale. Chiudiamo. Com'è, com'è? Adesso vediamo, Com'è, com'è? Avvicina, avvicina. Guarda che bello, ragazzi, squaglia mucca, squaglia veramente mucca. Però ci mettiamo un bicchierello di vino bianco e per stasera, per questa domenica, abbiamo concluso in belletto, ho fatto dei panini così domani i bambini si riportano a scuola, io ne ho fatto uno per assaggiare, per fare la cena. Alla salute. Ciao.